Per noi delle parti civili è un primo risultato, ma sicuramente molto importante, perché il giudice dell'udienza preliminare ha riconosciuto che già negli atti di indagine esistono le prove sufficienti per l'aggravante della premeditazione e quindi di conseguenza, applicando la nuova normativa, ha rinviato a giudizio l'imputato per omicidio premeditato. Certamente la questione si riproporrà durante il dibattimento in maniera ancora più accesa per le caratteristiche proprie del rito ordinario, e però io continuo ad essere convinto che in un caso del genere, per un fatto di questa crudeltà ed efferatezza, l'unica pena giusta non potrà che essere l'ergastolo. E proprio con questa finalità continueremo come parti civili anche a sollecitare la Procura della Repubblica affinché in apertura del dibattimento venga contestata ad Aguilar un'altra aggravante che secondo la legge prevede l'ergastolo, cioè quella di avere ucciso una persona, Filomena Bruno, già vittima di stalking ad opera dello stesso Aguilar. E quindi vorremmo che l'ipotesi di accusa fosse rafforzata con questa ulteriore aggravante, che è anche questa già presente in atti. Indossa il giubbotto. Lascia il telefono. Indossa il casco. Rispetta il codice della strada. Usa il campanello. Rispetta la segnaletica. Segui il tuo senso di marcia. Massima attenzione agli altri mezzi. Non trasportare altre persone o animali. La bicicletta, usala in sicurezza, rispetta le regole.